Il liberalismo e le rivoluzioni del libro, un tema davvero importante e nello stesso tempo affascinante, è stato quello trattato dal professor Florindo Rubettino al nono seminario della Scuola di Liberalismo 2010, seconda edizione di Catanzaro, tenutosi presso la sala convegni della Confcommercio di Catanzaro in piazza Garibaldi. Dopo i saluti di Francesco Leonardo, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, e Paolo Abramo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, entrambi partner dell'iniziativa, Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa, organizzatrice della scuola, ha aperto i lavori sottolineando il ruolo straordinario che il libro ha avuto nella storia dell'umanità e i grandi mutamenti provocati dalla rivoluzione tipografica che hanno investito il modo di pensare, i costumi, le istituzioni e hanno consentito la diffusione della conoscenza. Lo stesso avvocato Scoppa ha poi evidenziato come il libro e la sua diffusione abbiano consentito lo sviluppo e l'affermazione di quel fenomeno sociale complesso che è la società aperta, nella quale non esiste una fonte privilegiata della conoscenza, che è invece conoscenza dispersa tra milioni e milioni di individui. Il professor Rubettino, dopo aver richiamato lo stretto legame che tiene uniti il libro e il liberalismo, ha avviato la sua completa e articolata relazione con una premessa metodologica, prendendo in esame alcune questioni epistemologiche, come il problema dell'oggettività dell'informazione e dei contenuti di un libro, la demarcazione tra scienza e non scienza, la presunzione di onniscienza, il problema dell'interpretazione di un testo, l'importanza della discussione e del confronto tra diverse teorie, l'oggettività come controllabilità. Lo stesso relatore ha poi affrontato il tema della comparsa del libro nell'antica Grecia e gli effetti che ha determinato sulla democrazia ateniese e successivamente della nascita del libro tipografico e del suo stretto legame con la rivoluzione del Rinascimento, con la nascita della scienza moderna, con la riforma protestante. La grande rivoluzione del Rinascimento è stata una grande rivoluzione generata prima di tutto dal libro, cioè dalla nascita del libro tipografico, e per contro vediamo tutti i nemici della libertà, tutti insieme accaniti contro il libro sotto tutti i regimi dispotici, autoritari, totalitari. Il libro è stato sempre il nemico numero uno da combattere, il libro è stato sempre guardato con sospetto, il libro è stato sempre individuato come uno dei responsabili dell'infezione di idee diverse da quelle di chi comanda, spesso è stato messo al bando, molto spesso è stato al centro di grandi roghi di libri. Questo la dice lunga sul carattere libertario dei libri, perché i libri sono uno strumento sovversivo, sono un'arma di contrasto alle idee uniche e quindi sono un antidoto a tutti i nemici della libertà. Il professor Rubettino ha quindi sottolineato il potere libertario dei libri e la loro contrapposizione a tutti i regimi dispotici e totalitari e ha trattato dei roghi di libri nel corso della storia ad opera di regimi totalitari e come strumento per distruggere le identità di altri popoli, ovvero come tentativo di annullare anche la storia del proprio popolo in nome della presunzione di possedere la via della verità. Infine ha concluso soffermandosi sulla necessità di far sfidare i libri come strumento di libertà e di circolazione di idee diverse e sul libro come strumento di integrazione sociale e comprensione delle ragioni dell'altro e del diverso. La scuola di liberalismo è un straordinario esempio di come si possa fare cultura, dibattito, innervare la conoscenza anche in una regione come la Calabria attraverso idee plurali, idee diverse, idee di libertà, di tolleranza e soprattutto la possibilità di conoscere dalla voce di chi da anni si occupa di questo filone che diciamo pure è un filone minoritario, un filone che è sempre stato, come dire, messo al bando dalle grandi ideologie del nostro paese, e invece è un filone ricchissimo che ha tante risposte alla società di oggi, una società di grande cambiamento, e il liberalismo fa del cambiamento la sua teoria. Florindo Rubettino ha conseguito nel 1995 la laurea in scienze politiche all'Università Lewis di Roma con una tesi in teoria e tecnica delle comunicazioni di massa sul tema l'editoria libraria nel Mezzogiorno dall'Ottocento ad oggi. È amministratore unico della Rubettino Industrie Grafiche ed Editoriali ed è docente di editing nel corso di laurea di Scienze della Comunicazione all'Università del Molise e vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, con delega alla direzione di quale impresa.
È stato presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Calabria, membro del comitato editoriale della Lewis University Press, consigliere della filiale di Catanzaro della Banca d'Italia e presidente del consorzio Samara per l'innovazione dei linguaggi e dei mestieri della informazione e della comunicazione. Al seminario hanno assistito numerosi partecipanti, i quali, come di consueto, hanno ulteriormente arricchito il tema trattato e sviluppato insieme al relatore con approfondite riflessioni. Il nono seminario è stato anche il laboratorio di un importante esperimento destinato ad essere validamente riproposto anche in futuro. Lo stesso seminario, infatti, è stato trasmesso in diretta TV via web. Sempre in diretta web è altresì intervenuto il professore Lorenzo Infantino, il quale il 26 marzo 2010 alle ore 15 presso la Camera di Commercio di Catanzaro terrà il seminario conclusivo dell'edizione 2010 della Scuola di Liberalismo di Catanzaro, trattando il tema Liberalismo e Buon Governo, i valori della società aperta nell'Italia che cambia. Anche il seminario del professor Infantino sarà trasmesso in diretta web dal sito della Fondazione Vincenzo Scoppa www.fondazionescoppa.it.